Questo è quello che per noi è la concorrenza, la diversità, è un valore, non è un qualcosa di cui avere paura, non è un qualcosa di cui farsi scudo, perché spesso è qualcosa di cui gli studenti si fanno scudo, si nascondono dietro. Noi ne facciamo un valore, un qualcosa su cui lavorare, su cui puntare e su cui vorremmo che anche le aziende puntassero, sullo sviluppo del potenziale degli studenti italiani, sullo sviluppo di determinate competenze, di skills che altrimenti non abbiamo modo di sviluppare e di essere pronti al mondo aziendale. Questo evento di cui avete visto il video si chiama Global Leader Summit, come ho detto prima avrà luogo a Roma nel 2009 e vedrà la partecipazione di 250 giovani leader provenienti da tutto il mondo, di aziende italiane leader nel proprio settore. In questo momento siamo proprio in campagna partnership, siamo alla ricerca di aziende che vogliano lavorare su questo e che vogliano sfruttare i talenti e che vogliono posizionarsi all'interno del mercato aziendale come aziende che credono nei giovani. Aziende partner globali di AIESEC e oltre 5.000 presenze sono stimate nell'evento principale che avrà luogo a Roma. È un momento per celebrare la diversità e l'italianità del mondo, noi abbiamo voluto definirlo così perché vorremmo portare al di fuori dell'AIESEC, al di fuori del mondo in cui, diciamo così, noi viviamo perché siamo fortunati a poter vivere questa esperienza, tutti gli altri studenti e insieme a noi accompagnati dalle aziende. Questo è per noi non è una concorrenza, è un vantaggio. Grazie. Altre analisi sul punto? Sì, certo. Riguardo a quello che è stato detto prima, io concordo perfettamente quando si dice che gli studenti italiani hanno difficoltà al sacrificio, perché è un problema che riscontriamo anche noi come organizzazione nel trovare delle persone che vogliano entrare a far parte dell'organizzazione per lavorare concretamente su dei progetti, nel lavorare in team, nello sviluppare delle competenze linguistiche, perché noi siamo abituati a lavorare in team internazionali, quindi giornalmente parliamo l'inglese o ci troviamo a comunicare in altre lingue, in qualche modo a farci capire. Spesso quello che ne riscontriamo è che i ragazzi universitari sono talmente tanto focalizzati sullo studio che perdono di vista quelle che possono essere altre occasioni, altre possibilità di sviluppare delle competenze. È strano perché vivendo nell'ambito universitario mi ci scontro costantemente con la difficoltà di far percepire l'importanza di essere proattivi nella propria formazione, quindi di non restare stagnati su dei libri, ma dell'aprire gli occhi, del vedere quello che c'è al di là e del prepararsi da soli senza aspettare che qualcuno ci imbocchi in qualche modo in quello che dobbiamo imparare. Questo è stato uno dei motivi per cui io mi sono avvicinata all'organizzazione di cui faccio adesso parte a livello nazionale, proprio perché sentivo il bisogno di sviluppare qualcosa, un potenziale, di mettermi alla prova, di appassionarmi a dei progetti, di qualcosa che l'università in quel momento non era in grado di darmi, il lavorare in gruppo, il partecipare a conferenze internazionali, il vedere concretamente il risultato di un lavoro mio. Questo era semplicemente per riallacciarmi. Concordo perfettamente con la pigrizia e la poca voglia di impegnarsi degli studenti, ma non generalizzerei a tutti. No, no.